Ciao a tutte ragazze, questo è il mio nuovo video e questo sarà appunto un video haul nel quale vi mostrerò varie cosine che ho comprato di recente riguardanti il beauty. Allora, iniziamo subito. Non posso farvi vedere le cose troppo da vicino perché non metto a fuoco, quindi perdonatemi, però ho questo inconveniente che cercherò di risolvere al più presto. Allora, prima di tutto vi faccio vedere un sapone. Questo è il sapone della Dove, appunto è il Go Fresh, detergente cremoso di bellezza, al profumo di tè verde e cetriolo. È buonissimo, io lo utilizzo per lavarmi il viso, ne metto poco perché essendo liquido fa fatica a togliersi. Io ne metto un pochino appunto sulla pelle e mi lascia, ogni volta che vado a toglierlo mi lascia la pelle morbidissima, idratata, perfetta. Mi piace tanto tanto tanto, non so dirvi il costo perché l'ha preso mia madre. Però comunque penso che costi intorno ai 3 euro, non credo di più. So che molti di voi non amano la Dove, altri sì. Io personalmente la amo, soprattutto questa linea di profumazione qui. Bene, quindi ve lo consiglio. Un'altra cosa riguardante sempre, diciamo, doccia, bagno schiuma e così, è questo qui, che è il... non so se lo potete vedere. Il bagnoschiuma Regina dei Prati dell'erborario di Lodi, appunto. Questo è con estratti di Regina dei Prati, margheritina e camomilla. È buonissimo. Il profumo è qualcosa di spettacolare. È proprio quello che voi vi immaginereste leggendo questa descrizione. Fa molto primavera. È veramente buono, buono, buono. Anche di questo, però, non so il prezzo perché è stato un regalo che mi hanno fatto. Quindi non ve lo so dire, io l'ho già usato, sta tipo qui, poi ho smesso di utilizzarlo perché non voglio finirlo e lo utilizzerò più avanti. Bene, quindi anche questo consigliatissimo, anche se c'è anche, ho letto, ho visto una rivista che c'è sia il bagnoschiuma, sia la crema corpo, sia il profumo. Io ve lo consiglio, provateli, è buonissimo, sono buonissimi. Poi, per quanto riguarda la pelle in sé per sé, ho provato di recente questa cremina della Vichy. Questa cremina, ecco, è della Vichy, appunto, è Total Matte e riduce la lucidità della pelle e appunto attenua le pelli grasse, si può dire così, va bene, non so come dirvelo. Insomma, io ho la pelle grassa, quindi mi serviva. Avevo provato una lozione, questa lozione qui, che è un campioncino, è di Elizabeth Arden, New York. È una lozione però non mi piaceva per niente, si asciugava troppo, cioè non si asciugava in fretta, niente, non mi piaceva, non faceva segni di miglioramento, nulla. Quindi questa bocciata, non ve la consiglio affatto. Invece questa qui sì, mi piace, fa esattamente il suo lavoro, ha un profumo molto molto fresco, buonissimo, fa molto molto estate, infatti, però anche d'inverno penso che dia, cioè, svegli un pochino, no? Soprattutto nelle giornate quelle più lugubri. È buonissima, si asciuga subito, fa il suo effetto, io sento la differenza ogni volta che la metto, quindi perfetta. Perfetta, perfetta, perfetta. Questa costa 16 euro, però è buonissima per un prodotto del genere. Io ve lo consiglio. Poi, da Sephora ho ordinato uno smaltino su internet. Questo è il numero 57 e si chiama My First Lip Kiss. È un, non, voi non lo vedete con il colore reale perché c'è la luce artificiale, però è una specie di corallo, molto 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 bello. Si stende benissimo, ha il pennellino abbastanza grande, non so quanto lo potete vedere. Comunque è fantastico, questo colore è bellissimo, è brillantinato, sulle unghie sta da Dio. Io l'ho usato poche volte, tipo una volta sola, però è veramente bello e cioè, si toglie dopo una settimana, quindi è buona, la durata è buona. E siccome mi era iscritta al sito di Sephora soltanto in quel momento, mi hanno mandato anche un omaggio, a parte i tre campioncini che non vi farò vedere perché sono tre cosine che devo ancora utilizzare, ma una è inutilizzabile, cioè dovrei usarla tante volte perché il... aspettate, ecco.
il Dream Tone di Lancôme. E questa volta giornalmente io ho 5 milioni di prodotto, cosa ci faccio? Niente, però vabbè, forse lo utilizzerò. Poi era il correttore della NARS, quindi famosissimo, questo è il piccolo campioncino. Questo devo ancora utilizzare, non vedo l'ora, però sto aspettando un'occasione importante. E poi un altro profumo di Dior, buono, buonissimo, però vabbè, è un profumino. E quindi la vera cosa per cui ho ordinato questo smaltino è stato per questo omaggio, perché mi serviva tantissimo. Ed era la pochettina di Sephora. È piccolissima, guardate in confronto alla mia mano, è veramente piccola. Però questa non è che l'ho utilizzata per metterci i trucchi, io naturalmente no. Così, semplicissima questa cerniera. La utilizzerò per metterci i soldini, perché io ho un portafoglio grande così, non c'entra in borse più piccole, quindi questa sì. Se devo portarmi 5 euro oppure due spiccetti, vanno benissimo. E la cosa più bella in generale è questo cabuchino. Questo bellissimo cabuchino. È piccolino, le setole sono morbide, non si tolgono, l'ho già utilizzato. Io lo utilizzo per mettere il blush, anche se non so se è proprio la sua reale. Insomma, il suo non è proprio portato per mettere il blush, però comunque lo utilizzo così per adesso, perché mi devo imparare meglio a mettere il fondotinta con i pennelli. Ci provo, però vabbè, poi vi farò sapere. Lo sfumo bene e viene bene comunque la stesura. È veramente bellissimo. È della Sephora. No, mi piace tanto tanto tanto. Poi ho comprato un altro smaltino, soltanto allegato con una rivista. Infatti, tipo 2 settimane fa è uscita con la rivista Gloria, non so se la conoscete. Sono usciti gli smalti della Pupa, della collezione Lasting Color. Io ho il numero, credo 280. Credo, perché poi c'è scritto qua sotto, ma non so se. A parte non credo lo vediate, vabbè. È questo arancione, veramente, veramente bello. Sembra smorto in camera, in realtà è veramente acceso. La stesura fantastica, lo stendi una volta e sembra potresti anche lasciarlo così senza la seconda passata. È veramente veramente scrivente. Buonissimo. Si toglie dopo, sì, sempre una settimana come quello della Sephora, veramente bellissimi. Due smalti fantastici. Anche questo è molto molto estivo. C'erano anche altre colorazioni, ed era un grigio, un rosato, un fucsia e poi non lo so perché io solo quelli vedevo e io ho scelto l'arancione perché era un colore che mi mancava e secondo me era più estivo. Infine le ultime due cosine che in realtà cioè sarebbe una sola ma al suo compagno diciamo così. Vabbè, fatto sta che io come fondotinta utilizzavo il Fix Miracle, Miracle Fix, no, scusate, della Wicon, Wicon, non so come lo dite voi, che è questo qui, ve lo faccio vedere. Questo qui, questa è la colorazione 2, mi sembra. Sì, la 2. Questo fondotinta mi piaceva molto quest'inverno e l'ho ricoperto 3 volte. Avevo 3 boccette di quel fondotinta lì. Soltanto che d'estate risultava troppo pesante. Dava una copertura esagerata che non mi serviva, non mi serve tuttora. E ho detto no, non mi piaceva più. Poi pure il colore, forse era un po' troppo chiaro. Certo che l'estate uno si abbronza un pochettino, però in generale non mi piaceva. Quindi ho deciso di provare una BB cream. Mi è arrivato, siccome mamma ha comprato appunto un profumo per mia zia, sì, cosette, un profumo per mia zia, gli avevano dato alcuni campioncini e tra questi c'era il campioncino della BB cream, della Maybelline, della L'Oréal Paris, che ho provato. E era perfetta, ho detto questa, devo prendere questa, quindi sono andata in profumeria e ho preso questa qui, la L'Oréal Paris. Questa è la 5-in-1 BB Cream Nude Magique, perfezionatore di pelle universale. Praticamente qua c'è scritto per ricreare la texture e la luminosità di una pelle nuda perfetta. Quando questo è il beccuccio. Ok. Quando la stendete, cioè quando la mettete sulla mano, prima di stenderla, è bianca, ha tutti i pallini sul viola, mi pare, ed è bianca. Invece poi quando andate a stendere sulla pelle è questo il colore della pelle. Questa è media, cioè è la medium, poi c'è anche la light, solo che volevo prendere la medium anche se è la pelle chiara perché volevo dare un tocco di colore. Comunque le BB cream non sono scriventissime, questa è buona invece, fa, sì,
Se la applico al pennello scrive di più che se applicata con una spugnetta o cose del genere. Quindi dipende, cioè se la mettete in abbondanza scrive come. È veramente buona. E in omaggio la signorina mi ha regalato questo correttore, cioè stavano insieme, non è che è in omaggio però. Comunque sia, questo correttore qua è un correttore roll-on. Roll-on per le occhiaie. Io però ho provato ad utilizzarlo con il pennello, cioè nel senso la mettevo e poi stendevo con il pennellino, appunto da correttore, che è questo qui. Comunque io lo utilizzo per il correttore, questo pennello in generale. Ho visto anche altre ragazze lo utilizzano, quindi ho detto vabbè, ce l'ho, proviamo ad utilizzarlo così. Solo che non mi piaceva, cioè nel senso non dava lo stesso effetto. Secondo me è meglio applicarlo prima con il roll-on e poi stenderlo con il dito. Per me, secondo me è molto meglio. E insieme questi qua l'ho pagati 13, quindi perfettissimo. Un correttore che mi serviva, perché anche di questo, anche il correttore devo cambiarlo, perché utilizzavo, allora vi faccio vedere, ecco, scusate, il correttore della Kiko a stick. Questo qui, con l'applicatore così. E questo è sempre, è questo lo 03, ma non mi piaceva più. Il parte del colore era sballato perché non copriva. Non mi piaceva, era la seconda volta che lo compravo, ma no, dovevo cambiare assolutamente correttore. Quindi cioè, lo volevo comprare, ma più tardi, volevo aspettare che mi finisse. Questo è stato proprio il top del top, cioè fantastico. Bene, le cose che vi devo far venire, vedere, le cose che vi devo far vedere sono finite. Io vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo al prossimo video.